Grazie Presidente. Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, la legge di delegazione europea, come già sentito più volte in questo dibattito, è costituita da un insieme di deleghe legislative che il Parlamento conferisce al Governo per modificare la legislazione interna recependo le direttive europee. Un provvedimento importante in quanto recepisce gli atti normativi europei e permette l'ingresso della normativa comunitaria all'interno del nostro ordinamento. Normativa quella dell'Unione che tratta di tematiche a 360 gradi toccando ambiti di diversa matrice e che sicuramente offre sì diversi spunti di riflessione utili per analizzare il futuro dell'Unione stessa. Prima di entrare nel merito della legge e delle riflessioni collegate ad essa, permettetemi di ringraziare tutti i colleghi della 14ª Commissione che hanno lavorato di un lavoro non semplice, perché, come detto, la legge di delegazione affronta numerose tematiche che richiedono impegno e dedizione. Un grazie anche per il fondamentale apporto fornito dal lavoro prezioso dei colleghi di tutte le altre commissioni di merito. La legge di delegazione prevede l'attuazione di 26 direttive e l'adeguamento a 9 regolamenti. Si noti l'ampia varietà di tematiche affrontate. Vengono trattate materie giuridiche, si opera sull'infrastruttura energetica europea, su tematiche ambientali, si affrontano materie legate alla tutela della salute umana e così via, sino a trasformare la legge di delegazione in una sorta di omnibus. Un articolo importante che vorrei nominare è l'articolo 20, in quanto stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivati dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione. Va detto in merito a questa direttiva che il termine per il recepimento era fissato il 6 febbraio 2018. A causa quindi del mancato recepimento, a mio avviso inspiegabile, è stata avviata contro l'Italia una procedura di infrazione, collega Ginetti, procedura che verrà disinnescata grazie all'approvazione di questo articolo. Si tratta di una modifica particolarmente importante in quanto si recepisce una direttiva che aggiorna e consolida la normativa europea in materia di radioprotezione, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione dei lavoratori, degli individui e dei pazienti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende inoltre le misure di preparazione e risposta alle emergenze che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. Altro articolo estremamente importante per la tematica ambientale è l'articolo 14, che reca i principi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva europea in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile, accumulatori e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAE. Tra le importanti modifiche che si sono fatte grazie al lavoro in Commissione sono stati inseriti tra i criteri direttivi la previsione di misure che favoriscano il ritiro volontario dei piccolissimi RAE da parte di distributori che non vendono apparecchi elettronici. La realizzazione di un sistema unico di gestione dei rifiuti che mette insieme pile e RAE, la disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici messi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi collettivi di raccolta. L'articolo 22 delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In particolare si fa riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati. Questa è una misura importante perché introduce misure volte a far fronte a un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, per assicurare la continuità dell'approvvigionamento negli Stati membri e prevedere i rischi derivanti da uno dei problemi strutturali dell'Unione Europea, cioè l'alta dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico. Per tornare a una riflessione politica sulla legge di delegazione che abbraccia l'intero sistema istituzionale europeo,
Si nota come sono sicuramente tante le tematiche affrontate, comportando una modifica ingente, forse troppo, del nostro ordinamento. Già durante la discussione generale prima del voto sulla legge europea che si è svolta il 16 aprile scorso, avevo posto una riflessione che vorrei condividere di nuovo. A livello europeo, non solo italiano, il crescente numero di aperture e di procedure di infrazione sono il sintomo di un'istituzione che è sempre più sinonimo di burocrazia. La mania di regolamentare a tutti i livelli e su tutte le tematiche rappresenta una delle principali cause di avversione e di insofferenza da parte degli Stati membri e dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. Il continuo cedimento di sovranità richiesto ogni volta riguardante tematiche nuove è un fenomeno, anzi una problematica, che dovrebbe trovare ampio dibattito politico e mediatico e riguardare chiunque abbia a cuore i nostri interessi nazionali. Altra considerazione politica che vorrei portare alla vostra attenzione riguarda il funzionamento del potere legislativo interno all'Unione Europea. Nell'analisi delle varie tematiche legate alla legge di delegazione si nota l'enorme potere della Commissione Europea rispetto al ruolo del Parlamento. Deve essere un imperativo dell'Italia cercare di cambiare questa evidente asimmetria di potere e sono contenta di sottolineare come anche all'interno della risoluzione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea ci sia l'impegno a promuovere il rafforzamento della legittimazione democratica dell'istituzione europea tramite l'attribuzione al Parlamento europeo del potere di iniziativa legislativa. Connesso a questo, la garanzia di una maggiore trasparenza della Commissione europea, troppo spesso influenzata da motivi politici che indirizzano le decisioni prese. Concludendo, sulla base di quanto detto anche dai miei colleghi del gruppo, forte dell'importante lavoro svolto in Commissione e dell'importanza del provvedimento, dichiaro il voto favorevole del gruppo Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione. Grazie.